Grazie per essere presenti alla premiazione della 16ª edizione della Prosecco Cup. La gara si è giocata con formula Stableford Handicap, 4 categorie oggi. Al tavolo della premiazione abbiamo il signor Stefano Ghirardi, responsabile del circuito Prosecco Golf Cup. E il dottor Fernando Damiani, presidente del Golf Club di Puntala. Prego. Buonasera a tutti, grazie a tutti voi che avete partecipato e grazie soprattutto a Stefano che per il 16° anno porta questa bella gara qui a Puntala, ma vorrei dire, guardando il punto sul tabellone, un gran circuito con tante tappe, infatti lui fa veramente una bella vita, si gira non solo in Italia, si gira tutto il mondo, visto dalla Svezia, Austria, Germania, quindi beh, cioè, ecco, un circuito internazionale, un circuito molto bello. E poi con tutta un'organizzazione particolare che fa piacere ospitare nel circolo, quindi noi siamo ormai in rapporti anche di amicizia, quindi la collaborazione c'è fra noi e l'organizzazione di Stefano è ben oliata e quindi funziona tutto bene. Spero, credo, anzi avrà svato un campo in perfette condizioni, in perfette condizioni, e quindi l'appuntamento al prossimo anno. Io non mi rimane che fare complimenti ai vincitori e comunque congratularmi sempre con tutti i partecipanti, perché anche oggi erano veramente numerosi. Grazie. Il campo veramente bellissimo, ho giocato ieri, merita il posto, merita questa vista. Ho sempre in mente i ricordi della gente che è venuta a fare la finale qualche anno fa, che sono rimasti veramente a bocca aperta guardando questo panorama, che è senza dubbio il più bello dell'Italia. Secondo me non c'è una clubhouse che ha una vista bella. Quindi spero di vedervi presto, di rivederci presto per un'altra finale che era in programma e vedremo di organizzarla con la nostra struttura, che anche quella credo che sarà veramente un gioiellino, ma i Damiani sono veramente bravi, quindi bravi e coraggiosi, perché in Italia bisogna avere molto coraggio a fare le cose, quindi io mi ricordo 16 anni fa ho cominciato e si facevano poche bottiglie, 100 milioni, adesso ne fanno 700 milioni, quindi ci abbiamo fatto un po' di strada. In qualcosina abbiamo contribuito sicuramente anche noi a promuoverlo in tante regioni d'Europa, dove addirittura il Prosecco non era proprio una cosa d'eccellenza. Le abbiamo fatto assaggiare il Prosecco all'epoca DOC, perché c'era solo il DOC, e hanno capito che l'eccellenza che c'è sempre in Italia premia, e infatti hanno cominciato, e da quella volta nei circoli ci siamo sempre tornati. Ecco, dai, il Prosecco è diventato un brand mondiale, quindi... Poi è diventato un brand mondiale anche grazie al nostro presidente Luca Zaia, che all'epoca è stato ministro dell'agricoltura, ha fatto quelle due o tre cose giuste, altrimenti il Prosecco sarebbe diventato un brand mondiale, ma degli altri, non più dell'Italia. Quindi sempre, vi ringrazio sempre per la partecipazione, vi ricordo che chi ha vinto oggi va direttamente in finale, la finale quest'anno la ripetiamo all'Hilton Double Tree di Venezia, perché l'abbiamo fatta una durante il Covid, non c'era tantissima gente per ovvie ragioni logistiche, quindi la rifacciamo lì, cambiamo il campo, quindi non più Villa Condor ma Cade la Nave, e quindi 12-13 aprile scegliatevi la data perché siete invitati alla finale. Quindi grazie ancora e buona premiazione. Bene, bravo Stefano. Bene, allora procediamo con l'assegnazione dei premi speciali, iniziando con il driving contest femminile alla buca 10, se lo aggiudica Chiara Furlan. Brava! Chiara Furlan è abbonata a questo premio. Eccolo qua, perfetto, brava, molto bene. Driving contest maschile alla buca 10, se lo giudica mister Francesco Ricci. Grazie. Bravo Francesco. Ok, perfetto. E il Nires Tour Pirunico alla buca 15 è appannaggio di Gianluca Gersini con 69 centimetri. Però l'unico colpo del giorno. Sì. Ma la 69 in meno. L'ha tenuto a posto. Ok, perfetto. Ho fatto anche di meglio che 69.
Premiazione adesso del primo Super Seniores, 37 punti, Massimo Guidetti. Bravo. Noi senior non li premiamo, no. No, noi senior no. Ok, fatto. Primo signore con 35 punti, Marilena Guglielmetti. Brava. Che mi ha telefonato, ho detto che mettevo la parrucca al marito e... Perfetto. Stavolta. Senza foto con la parrucca. Senza foto con la parrucca. Oggi avevamo anche la quarta categoria con handicap di gioco da 37 a 54. Vince con 42 punti Maria Elena Price. Brava. È il mio primo! Appena ha preso l'handicap e subito vince. Complimenti. Eccola qua, perfetto, brava. A posto. Brava. Passiamo alla prima della terza categoria, handicap di gioco da 21 a 36, secondo nel netto, 38 punti, Fabio Auteri. Bravo. Bene, una foto alla fine la facciamo. Sapeva di farla da fuori. Qua sì, si può fare. Sì. Eccola qua, perfetto. Grazie. Primo netto di terza categoria con 43 punti, Roberto Mambelli. Bravo. Ok, fatto. Passiamo adesso alla seconda categoria con handicap di gioco da 13 a 20. Secondo classificato nel netto con 40 punti, Davide Dottori. Bravo. Bravo. Con 52. Ok, bravo. E vince la seconda categoria con 43 punti Matteo Grassellini. Bravo. Grazie. Bravo Matteo. Ok, fatto. Passiamo adesso alla prima categoria con playing handicap fino a 12, secondo nel netto, vincitore anche del driving contest con 35 punti, Francesco Ricci. Bravo Francesco. Enoteca Ricci. Un'altra enoteca apriamo. Vai. Ok, posto. Primo nel netto con 35 punti, Niccolò Valeri. Bravo. Ok, vai. Vincitore dell'Ordo con 36 punti, Paolo Cristallini. Bravo Paolo. Enoteca Cristallini e Wine e Rooms. Eccolo qua. Perfetto. Foto.